che semplice registrare i video d'estate. Allora ragazzi, ho comprato questa bellissima collana. La mia voce è di luce. Ciao a tutte patatine e patatine e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, la luce fa schifissimo, lo sfondo pure, ma chi se ne frega. Sono qui per registrarvi il video dei miei regali di compleanno, perché ho fatto gli anni, ma ve lo avevo già detto anche negli scorsi weekly. E ho fatto la festa di compleanno, non mi sarei mai aspettata di avere così tanta gente presente al mio compleanno. È stata una cosa bellissima perché per la prima volta qualcuno è riuscito a venire alla mia festa. Perché di solito, essendo il 21 agosto il mio compleanno, è un po' complicato, un po' per tutti, essere presenti. Quest'anno mi sono fatta furba e quindi ho scritto a tutti quanti 2 settimane prima dicendo: il 21 agosto è il mio compleanno, voglio fare la festa, ci siete? La gente è riuscita a venire, quindi sono contentissima di questo. Quando poi mi rivedo, magari perché non mi sono vista con gli amici per il mio compleanno, non esigo mai regali, perché io non ho mai invitato le persone, comunque non ho mai usato questa cosa del compleanno per i regali. E quindi quest'anno soprattutto non mi aspettavo niente da nessuno, perché ogni anno sono abituata così, nel senso che sì, sono i familiari a farmi regali e qualche volta le amiche che amorosamente mi preparano qualcosa, e quindi le ringrazio tantissimo. E quest'anno sono state talmente dolci, anzi sono stati talmente dolci tutti quanti, da prepararmi, da farmi dei regalini, e non me lo sarei mai aspettata. E quindi niente, per il primo anno riesco a registrarvi il video dei miei regali e vi direte: ma Gloria, ne che ce ne frega dei tuoi regali? Siccome so che è un video super richiesto, quindi ho detto vabbè, registriamolo. E partirei subito dalla prima cosa che ho qui, e spiegandovi un attimo come si è svolto. Scusatemi, veramente la luce è pessima, cercherò in post produzione di sistemare queste luci orribili. Mi fa stranissimo parlare in modo diretto con voi, che non sia un vlog, perché è da tantissimo che sto mancando, ma settembre è arrivato più o meno e quindi inizierò a darmi la carica con un bel po' di video, perché ci sono tantissimi progetti che poi ve ne parlerò in futuro. Allora, il primo regalo che vi faccio vedere è da parte di Lula e Roby, che è questo completo di vestiti qua, e loro sono stati talmente gentili che mi hanno fatto più regali, perché sono venuti il giorno prima e mi hanno aiutata nell'organizzazione. Abbiamo fatto una specie di mega aperitivo, hanno fatto una mega tavolata di cibo e poi si sono presentati con questo regalo che io non volevo assolutamente, perché già l'essere lì per me è un regalo. In realtà mi hanno fatto 3 regali, perché Lu è la ragazza che mi ha tatuato, ogni volta ve lo ricordo, e mi ha regalato anche il ripasso di questo tatuaggio qui, del corsetto, che non vedrete niente, e io veramente ci sono rimasta merda, perché ho detto: no, dovevi, cioè sapete che siete tipo in quella cosa, in quella situazione super imbarazzo, e niente, sono rimasta troppo troppo contenta. Allora, ho tirato poi fuori dalla busta una canotta color vinaccia, lì sembra un po' più rossa bordeaux, molto bella perché è aderente, quindi risalta il seno ma poi anche il resto delle forme. E l'hanno abbinata a questi pantaloncini meraviglievoli, perché, oddio, ho usato il termine di Dery Bruno, ciao, meraviglievole, mi è uscito. Questi pantaloncini praticamente sono la fissa del momento dell'estate di Gloria 2016, perché Gloria si è fissata con tutti i pantaloncini possibili, immaginabili, con i fronzoli del tappeto alla fine, e tutti fiorellati, tutti molto hippie, non lo so, mi piacciono un sacco, sono comodissimi, freschi, e li abbino con tutto, e quindi mi conoscono talmente bene che hanno preso questi. Entrambi i capi vengono da Chiavi, ho visto, quindi se nel caso li volete reperire, vengono da Chiavi. A me che piace tenere le cose a vita alta, proprio in quel pezzo in cui la pancetta è leggermente evidente, riuscite a schiacciarla e quindi sembrare belle piatte. Perfetta. Io, allora, o la tengo con la maglietta dentro e i pantaloncini fuori, oppure la sto usando con i pantaloncini appunto a vita più o meno alta e la maglietta legata davanti, che è veramente top. Quindi ringrazio tantissimo lui e Roby, vi mando un mega bacione. Saretta, che è la ragazza che avete visto anche nel weekly e anche nel video della blindfold challenge, che dobbiamo fare anche la seconda parte, mi ha regalato allora questo di latte idratante, però fatto in questo coso di pannolenci con il cupcake bellissimo, che metterò subitissimo o qui o in bagno. Ma mi sa in bagno, perché così qui ho veramente troppa roba, magari in bagno riesco a tenerla insieme alle mie bombe ballistiche da bagno. E il latte idratante alla vaniglia, visto che sa che sono una maniaca di profumi e cose varie, e vi assicuro che questa è una bomba. Praticamente non so dove l'abbia preso, credo Tigotà, non vorrei dirvi una balla, non c'è scritto sulla busta, c'è scritto Tigotà, un'acqua profumata di quelle che si mettono per la casa dentro alle cose con i legnetti eccetera eccetera. Questa qua comunque senza legnetti si infila direttamente in questa bellissima ampolla, in questo vaso, è stupendo, cioè guardate quanto
quanto fa arredamento, io adoro queste cosine di vetro, poi con le rose bianche, e mi sa che questa la terrò in camera perché è bellissima. Grazie patata, bellissimo, mi piace un sacco, e l'ho aspettato fino adesso per aprire, e poi il profumo l'ho già sentito, dovrebbe essere questa alla rosa infatti. Poi, altro regalo da, cioè veramente, io non ci credo che mi hanno fatto tutti quanti un regalo, io non volevo regali, invece siete stati tutti così patatosi. Patatosi e patatosi. Da Roby e Dani mi hanno fatto un regalo, due regali, con scritto assolutamente oggetti mancabili per i tuoi super scatti su Instagram. Cioè, top. Allora, questo qui è un diffusore da te. Ditemi se non è fai quel microfono perché vi piace cantare. E praticamente qui dentro voi mettete il vostro tè, qui, nella parte alta del microfono. Chiudete e lo mettete nell'acqua e niente, il tè quello sfuso praticamente, o se no rompete una bustina. E questo qua vi lascia tutto il tè nell'acqua ed è figo perché ha forma di microfono, tutto in silicone quindi morbido. E poi questo tagliere, super top! È uno skate fatto a tagliere, è bellissimo. Infatti non so se usarlo perché ho paura di rovinarlo tutto, ma ovviamente è fatto apposta. Ma grazie mille ad Angela, Michele e Isa, che il pacchettino infatti me l'ha portato Isa. Ho preso questa maglietta molto frufru, mi piace un sacco sia il colore che come è fatta. Ad esempio queste magliettine le metto con il reggiseno, quello in tessutino, senza imbottiture, così mi fa sembrare un pelo più piatta, perché è già, ragazzi, voglio sembrare più piatta, direte ma sei scema. Quindi grazie anche a voi, da Andrea e Elisabetta, che mi hanno regalato questa magliettina da Combipel, se vi interessa. E questa qua è molto fresca, infatti il tessuto è freschissimo ed è super super elegante, perché c'è per questa ragazza, mi piace un sacco come vestita, adoro queste gonne da ballerina, no? E le ho viste già in giro, anche da Tally Whale, e mi sono sempre detto ok, prima o poi me ne comprerò una. Però vabbè, la maglietta è questa, non c'entra niente con l'outfit della tipa, però è molto molto bella, quindi grazie anche a voi. Dalla mia patata Giadina, che avete visto anche lei in molti miei video, tipo Chubby Bunny. Chi mi segue da tanti anni l'avrà sicuramente già vista, e vi mancherà anche perché ho visto che vi scrivevate, fai altri video con Giadi, quindi presto la porterò di nuovo sul canale. Mi ha regalato questa dolcissima cover, questa è veramente una foto bellissima, perché abbiamo scattato insieme questa foto più o meno 4-5 mesi fa, quando ci siamo riviste dopo tantissimo tempo, e non lo so, è stata una giornata bellissima, perché in questa cover ho il ricordo di quella giornata, ci siamo divertite tantissimo e nonostante non ci vedessimo da tanto ci siamo raccontate un sacco di cose, ma non c'era quella cosa di oh mio Dio non ci vediamo da tanto tempo. Sai, tante volte le amiche dicono, ci sono quelle persone che magari non ti ci vedi da tanto e si incattiviscono, no? Io e lei siamo sempre state due persone che, anche se non si vedono spesso, ci lega tantissimo questa cosa, perché siamo adulte, cioè non c'è quella roba di sentirsi tutti i giorni o oh mio Dio non si è fatta sentire, non mi ha scritto. Infatti è una cosa che amo in lei, perché è sempre stata molto paziente con me e io la ringrazio tantissimo. E questa cover è bellissima perché ricorda la nostra amicizia. Grazie patata. Ultimo regalo, ma non da meno, da Katia e Silvio, che ringrazio tantissimo. Stavamo parlando da giorni di libri, di serie tv barra film, perché è sempre stata una cosa che ci accomuna tra me e lei, siamo fissate anche con i manga e soprattutto Shadowhunters, perché è un film che a me è piaciuto tantissimo, a lei pure, lei poi ha letto tutti i libri e ce li ha tutti, e mi ha sempre detto prima o poi se vuoi te li passo e te li leggi, e alla fine niente, mi ha regalato il primo, quindi sono super contenta e non vedo l'ora di leggerlo. Ieri ci siamo viste e mi fa ma l'hai già letto? E io no, aspetta, devo fare prima il video, devo farlo vedere e poi faccio inizio a leggerlo. Infatti stasera non vedo l'ora di mettermi a leggerlo. Se vi interessano le storie di demoni, amore, magie, vampiri, c'è di tutto qua dentro. È un mix di Twilight a tipo, che ne so, a Harry Potter, perché ci sono delle cose che richiamano Harry Potter. È un po' una cosa, una cozzaglia di storie, però a me piace tantissimo. Infatti non ha fatto tanto successo perché hanno tipo speso 8 milioni di dollari per realizzare il film, che è fatto benissimo, effetti scenici perfetti, cioè neanche una storpiatura di quelle che dici oh mio Dio, c'è il green screen, no, fatto veramente bene, eppure ne hanno incassati solo mi pare o 5 milioni o 3 milioni, cioè un flop assurdo. E io mi chiedo perché, cioè ci sono film che fanno veramente cagare e hanno sbancato solo perché sono stati pubblicizzati a destra e manca. Questo non so perché, infatti ne hanno fatto poi una serie tv che io e Katia abbiamo guardato, cioè io ho guardato insomma solo le immagini, poi seguo le pagine Instagram, ho visto un po' di immagini, ma ho il rigetto, non riesco a guardarlo perché oramai gli attori sono quelli per me, adesso non riesco ad affezionarmi ad altri attori. Comunque grazie tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo, sono super contenta. Questi sono stati i regali dai miei amici, dai nostri amici, io sono molto molto contenta, ringrazio tutti quanti ancora, spero che vi sia tornato utile per qualche cosa, magari avete visto qualche capo che
vi è piaciuto e adesso sapete dove reperirlo. Ah, la maglietta rosa non ve l'ho detto, me l'hanno presa da Max Moda. Spero vi abbia tenuto compagnia. So che vi sono mancata, ma tranquilli, tornerò prestissimo e ho tantissime novità da farvi vedere. Quindi vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!